sono fatti così. Passa una che non ci hanno mai parlato insieme e loro lì al bar con gli amici. Io quella, che donna, ragazzi, eh? Mi ha fatto vedere le stelle, mi sembrava di toccare il cielo con un dito, sentivo cantare gli angeli. Cacciaballe, porci, frustrati, mammoni, bambini, follocrati! Ma lei la mette troppo sul sesso. Io? Lui la metteva sul sesso. Sì, lo so, platonico, angelicato, sublimato. Beh, guardi, gli è sesso anche quello, anzi peggio. Pornografia, striptease letterario, amore con la Polaroid. Beh, adesso però lei è ingiusta. Non mi risulta che Dante andasse in giro a millantare credito. Nei suoi riguardi è sempre stato un gentiluomo. Anzi, mi ricordo, una volta che eravate entrambi in chiesa, per non far capire agli altri che la stava guardando, si è messo a fissare un'altra signora e ha fatto pensare a tutti che lui si interessasse a quella. Bravo, la donna dello schermo, so anche questa. E a lei pare un bel comportamento? Beh, veramente. Anzitutto le dice il tipo d'uomo era. Voglio e non voglio, dico e non dico. Gli piacevo, e allora dillo, stupido. Ma già, uno che gli è andato a scuola da Brunetto Latini, mi faccia parlare. Con le donne non ci sa proprio fare. E cosa ti combina? Ti compromette anche un altro come se un bastassi che già ero sulla bocca di tutti. E infine, io non lo sto mica rimproverando perché gli piacevo. Certo, gli piacevo, gli ero un fior di ragazza. Io sto dicendo che non mi ha avuto in vita e mi ha gestito come un mascalzone in morte. Siccome non poteva raccontare d'aver fatto l'amore carnale con me, ha raccontato a tutti che io facevo l'amore divino con lui. Ma lo capisce che è peggio? Capisce che se lui mi fermava tra il lusco e il brusco per toccarmi il sederino era niente. Che se lui andava a raccontare a quei fannulloni dei suoi amici, Guido, Lapo, un socchi che era venuto con me, la cosa la poteva ancora passare. Ma lui è andato a raccontare che io ho trascorso il resto della mia vita, anche dopo morta, ad occuparmi di lui e della sua firenze, della sua salvezza e dell'animaccia sua, e diavolo se lo porti dove lui sa bene. Peggio che se m'avesse sposato. Sono diventata una schiava a sua disposizione. Beatrice, appari in sogno. Pronti. Beatrice, portami al primo mobile. Eccomi, signor padrone. Beatrice, dimmi cosa devono fare il Papa e l'Imperatore. Beatrice, fammi la teologia. Signor sì. E patati, e patatà, giù bischerate. Tanto la firma la Beatrice. Che almeno una moglie, che so, una concubina, una schiava, può sempre ribellarsi e dire «Toh, che non ti fa più da pranzo, toh!» Che stanotte me ne dormo per conto mio. Vatti a togliere l'estro con la signora dello schermo. Invece io no, io potevo far nulla. Tanto era lui che faceva e disfaceva. Ha disposto di me come d'un giocattolo. Balocchi, profumi e addio mia bella signora. Ma si rende conto che tra tutte queste povere donne sfruttate che lei può trovare in 10.000 anni di storia, io sono stata la più sfruttata di tutte, senza possibilità di ribellione. E nessuno ha mica protestato, nessuno ha mica detto, povera d'una bice, ma tu che ne pensi di tutto questo? Eh no, Beatrice l'era quella di Dante, mica l'era quella di Beatrice. La verità è che... La verità è che a lui di bice non gliene importava proprio punto. L'era un pretesto per fare i suoi giochini stil novisti, la sua filosofia in rima, le sue canzoncine da 4 soldi. Io ero del materiale, per lui come per un altro, il tramonto o l'uccellino. E a pensarci bene, lui ci ha fatto anche comodo che son morta, che la viva mica m'avrebbe potuto usare come ha fatto, eh. Oddio, che m'abbia lanciato un maleficio. Ma via, adesso non esageriamo. Non sa, era un tipino pericoloso, l'Alighieri. Se gli pestavano un piede, rispondeva a suon di forconi diavoleschi nel fondo della schiena, sa. Quello un innamorato, la mi creda. Amore e cor gentil sono una cosa. E un tipo col cuore così pieno di fiele non poteva amare nessuna. E poi, guardi, lo so. Cosa? Che mi ha lanciato un maleficio, che mi ha menato gramo, che voleva che morissi per i traffici suoi. Me lo han detto dopo il funerale del mio babbo, che lui andava in giro dicendo «Di necessità te convene che la gentilissima Beatrice alcuna volta si muoia». E non è un maleficio questo. Ma lui diceva per dire, per timore, E lui diceva per dire «Io morivo per morire». Grulla! E dopo che son morta, l'ipocrita piangeva per farsi compatire dalle altre, piangeva e alzava gli occhi per vedere se le altre si commuovevano. E quando una civetta si è messa a fissarlo con compassione, quello subito dietro alla civetta, e tornava tutti i giorni nello stesso posto per vedere se la c'era, e gli ha scritto persino una poesia. Sì, signore, anche a lei, come a Madonna Pietra. Trastullone, farfallone, vagheggino, ecco cos'era il suo poeta, il divino poeta, ma mi faccia piacere. Insomma... Adesso lei è amareggiata, signora, e forse c'è anche ragione. Devo dire che non avevo mai considerato la storia dal suo punto di vista. Ma il destino è stato avverso sia a lei che a lui, diciamolo.
Forse se lui si fosse fatto coraggio, se lei fosse stata più gentile, vi sareste capiti meglio. Lei avrebbe cominciato anche ad apprezzarlo. Era un caratteraccio, sì, non era bello, lo so, ma era un tipo. E poi vuol mettere, intelligente, con una carriera politica davanti. Chissà che se vi foste sposati non avrebbe poi fatto tanto il testone, la sua vita sarebbe stata anche diversa. Le avrebbe offerto una posizione, una bella casa, un giro di buone conoscenze. L'avrebbe portata nei suoi viaggi, alle feste, ai banchetti. Lui? Lui? Ma allora lei non ha mica capito, sa? Ma una presente sui discorsi con quel fannullone di suo nonno, il cacciaguida, su come gli sarebbe piaciuta la sua Firenze, sobria, pudica, con le donne senza gioielli, né collane, né braccialetti, né cappellini, né stivaletti, con Bellincionberti vestito di cuoio e dosso e su moglie con la faccia a quel sapone, tutti vestiti di pelli, con le donne in casa a filare a tessere, perché il bello è che l'idea di una città modello gli veniva sempre pensando alle donne che stavano in casa, e una alla culla, l'altra all'arcolaio, l'altra a contar folo a bambini, e soprattutto, guardi il bigotto, le case mai di famiglia vuote, tanti e poi tanti bambini, che intanto li fa la mamma e niente serve da una palo a mostrar ciò che in camera si puote, vale a dire un minimo di divertimento, di giocherelli, che poi lei il principio della maternità libera e responsabile. Ha capito la vita che mi avrebbe fatto fare il suo speziale, altro che festa! E allora guardi, le è stato meglio finire da questa parte che per fortuna un lè proprio come l'ha descritta lui. È un po' noiosa, certo, al sesso non ci si pensa più, ma mi sento più libera, indipendente, mi occupo un pochino delle cose delle mie compagne, stiamo organizzando il fronte di liberazione dei puri spiriti femminili, ho ritrovato una ragion di vivere, oh via Nini, almeno so chi sono. E se per caso quello quassù un giorno ci viene davvero, sarà un bel divertimento, perché io, la Francesca, la Matilda e qualcun'altra, gli abbiamo preparato un bello scherzetto. Cosa? Gli facciamo uno di quei servizietti che non è venuto in mente manco a lui nel suo inferno. E sarà solo l'inizio, perché la crociata contro il maschio l'è appena cominciata. Vita nova! Vita nova! Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Umberto Eco con Beatrice. Beatrice era Isabella Del Bianco. Regia di Andrea Camilleri.